Isola dei famosi, Soleil torna sull'Isla Bonita ma piange pensando a Jeremias. Soleil Sorge sta vivendo un momento molto difficile all'Isola dei famosi dopo l'uscita di Jeremias Rodriguez. Isola dei famosi, Jeremias eliminato. Nella puntata in diretta di lunedì 4 marzo, Jeremias Rodriguez ha dovuto abbandonare l'Isola dei famosi. Il primo televoto che l'ha coinvolto lo vedeva insieme a Marina La Rosa e Luca Vismara. Più del 60% dei telespettatori hanno votato per farlo uscire. Per lui c'è stata comunque la possibilità di rimanere all'isola che non c'è e provare a vincere il televoto con Caspar Capparoni. Anche in quel caso più del 60% di chi ha votato ha deciso per l'eliminazione. L'uscita di Jeremias ha provocato inevitabilmente le lacrime di Soleil Sorge, con la quale ha iniziato una storia. Anche Riccardo Fogli è rimasto spiazzato e molto deluso. Isola dei famosi, l'Isla Bonita di Soleil Sorge e Riccardo Fogli. Soleil, ancora una volta leader del gruppo, ha deciso di portare con sé sull'Isla Bonita Riccardo Fogli. Inizialmente la ragazza era molto entusiasta di aver portato il cantante a mangiare e a dormire su un letto comodo. Poi però ha avuto un momento di debolezza e si è messa a piangere pensando a Jeremias. Con Riccardo, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso che tutto le ricorda lui. Dopo un pianto di sfogo in riva al mare, Soleil ha anche affrontato un confessionale. Isola dei famosi, Soleil in lacrime dopo l'eliminazione di Jeremias. Nel confessionale Soleil ha detto di essere molto felice di tornare per la terza volta sull'Isla Bonita. Tuttavia, questa volta per lei è molto diverso. Questa era la nostra luna di miele, la nostra isola felice rispetto all'altra. Senza Jeremias è tutto diverso, non voglio piangere, ma mi manca molto. La ragazza si è voltata più volte per nascondere le lacrime. Isola dei famosi, gli equilibri del gruppo cambiano. Nell'ultima puntata non solo Soleil è diventata di nuovo leader, ma sono tornati tra i naufraghi anche Stefano Bettarini e Caspar Capparoni. I due naufraghi sono più agguerriti che mai. Avendo avuto tanto tempo per confrontarsi sull'isola che non c'è, hanno scoperto qualche strategia e qualche gioco sporco da parte di alcuni VIP. Che cosa succederà nelle prossime puntate dell'Isola dei famosi? Let it go. Let it go. Let it go. Let it go.